bastardi! I raggi laser dagli occhi, no! E zaie! Signora, stia lontano dalla mazza del tizio. Non è un modo di dire, santo cielo! E ci è schiantato! No! Ma come? Ma guardalo lì che è morto male male. Non buttateli indietro! Avanti, un po' di rispetto, un po' di fair play. Gioco, io ti odio nel profondo. Di nuovo ho passato mezz'ora al cellulare a farmare come non ci fosse un domani. Arrivo di nuovo sull'emulatore e scopro che non ha salvato nulla. C'erano le cose sul cellulare, provo a aprire le chest, torno qui, non c'è nulla. E quindi ho dovuto rifarmare di nuovo anche sull'emulatore. Facciamo finta di nulla che è meglio. Fatto sta che possiamo iniziare alla grande con un paio di chest. Signorina, mi raccomando, voglio una nuova skin. Porco cane, sono 8000 episodi che non riesco a ottenere una nuova skin decente. O quantomeno una skin che non abbia già. Devo precisare, forse una skin che io non abbia già. Mi sembra un concetto abbastanza facile. Guarda, guarda. No, questa ce l'abbiamo già, cacocchio dico. Ok, il lato positivo è che me l'hanno pagata bene e abbiamo ottenuto uno sproposito di gemmine. E direi anche per fortuna, gente, perché altrimenti non so come comprare le missioni settimanali, perché ovviamente nel frattempo non ne sono uscite di altre. Prima di iniziare la puntata, tuttavia, vorrei sfatare un piccolo mito. Nei commenti qualcuno pensa che se io vado a rifare più e più volte quelle missioni che mi danno delle magie o delle chest o altro, io posso farmare all'infinito le suddette magie. Magie chest, no, al massimo le potete ottenere una volta per ogni livello di difficoltà. Noi ad esempio lo scorso episodio, o negli scorsi episodi, le abbiamo completate a livello normale e poi ho iniziato quella in modalità hard. Ora, se io provo a rifarla, vi faccio vedere una piccola cosa. Vediamo di potenziare per adesso gli Swordraff, che è cosa buona e tanto giusta, e li spawno direttamente. Vedrete che stavolta il gioco, dato che le ho già prese, non mi ridarà le suddette magie. Forza ragazzuoli, veloci, veloci, che non c'è tempo da perdere. Con quanti soldati non me lo dici? Allora, nel frattempo passiamo all'attacco, ok. Come potete vedere, le magie non sono arrivate e abbiamo sempre le stesse. Se io l'affrontassi a difficoltà massima, vi garantisco al 100% che ci darà le suddette magie, dato che non siamo mai entrati in partita. Oh, ragazzi, vi siete triggerati bene a quanto pare. Tanto che siamo qua, la vinco, così mi prendo un paio di gemmine extra. Che fanno sempre comodo. Gli abbiamo triturato male la statua. Ragazzi, è arrivata un po' di gente arrabbiata con la vita. Continuate a triturare la statua. Ma perché siete degli idioti? Triturate la statua, non me ne frega un cocchio di Leonida. Buongiorno, buon salve. Ok, l'abbiamo vinta comunque. Ma per un secondo mi sono cacato. E come potete vedere, no, non si può farmare all'infinito. Oh mio Dio, questa è nuova. Finalmente una pubblicità nuova. Puzzle Adventure. Wow, è così interessante che... No, che peccato, ho cliccato sulla X. Per contro, non ho mai fatto nessuna missione in insane fino adesso. Usiamo la stessa tattica perché insomma ha funzionato una volta. Probabilmente funzionerà anche la seconda. Dicevo, dato che non siamo mai stati in questa missione in difficoltà insane, a livello teorico adesso dovrebbe augurarmi Merry Christmas e darmi le magie. Vero gioco, non farmi fare brutta figura, ti prego. Voglio le magie subito adesso, now. Ok, nel frattempo abbiamo l'armata al completo e mi ha detto Happy Christmas, come potete vedere, Willa. Mi ha detto anche il Grifone Magno. Oh, questo potrebbe esserci utile nelle missioni più difficili. Ragazzi, voi intanto triturate i tizi. A sto punto, come ho detto, vinciamo anche questa. Chi si è visto, si è visto. Oila! I maghi sono molto più arrabbiati con la vita del solito. Ci hanno fatto uno sproposito di danni, la mia impressione. Poi intanto qualcuno corre indietro. Non si sa perché, ma vabbè, dettagli. Forza, forza, veloci, veloci. Ok, e adesso purtroppo arrivano i rinforzi. Stavolta rischiamo di non vincerla così facilmente. Vediamo un po'. Oddio, il limite di popolazione è ancora alto. Qualcuno è perito male male. Secondo me la vinciamo noi anche senza magie. Spero che mi abbiano dato tutte cose utili. Oh mio Dio, l'abbiamo vinta per davvero. L'abbiamo stravinta per davvero. Vale alla grandissima e alla velocità della luce, peraltro. E ora che ci penso bene, ci hanno anche dato un altro fortiere che conterrà 5 skin rarissime. Ve lo garantisce il DeLong Gamer. Che poi sappiamo tutti che il DeLong Gamer è un bugiardo, ma vabbè, dettagli. Oh, questa magia la ottengo sempre, c'ho tanto di quell'oro. Cioè, è una magia inutile perché è pressoché impossibile che tu finisca l'oro. Non mi è letteralmente mai successo. Ma vabbè, dettagli. Perfetto, abbiamo quindi un pochettino di gemmine che mi permetteranno di comprare qualche missioncina. Accetto gemme luna, però. Ok, dobbiamo combattere i non morti di livello 4. Aia, questo potrebbe essere un bel problemone. Dovremmo affrontare Spiriton, Swordraff e Archidon. Non possiamo utilizzare i nonni mago o i giganti. Tanto non li uso mai, porca di quelli per porca. Sì, però se mi dai i potenziamenti quelli culo, è normale che poi mi incocchio. Allora, incrociamo le dita e proviamo a puntare quasi tutto sugli Archidon.
E sui nostri Swordraft, perfetto, potenziati al massimo. Cioè ci moriranno alla velocità della luce perché non ci hanno la benché minima protezione. Ma incrociamo le dita, ok. A Minecraftiani siamo messi bene, quindi per il resto evocami qualche... Oh marone! Hanno forze molto più forti di noi. Dicevo, nel frattempo evocami qualche Robin Hood e incrociamo le dita. Signori, potreste cortesemente non attaccarmi nei primi 30 minuti in modo tale che io possa farmare? Sì, vabbè, guarda che gente che c'ha sto tizio mob, dettagli. Noi non abbiamo praticamente nessuno, siamo belli che morti all'occorrenza. Chiamo rinforzi, chi si è visto si è visto. Non potevo prendere una missione se... Chiama i rinforzi, prevenire è meglio che curare. Tanto le magie ce l'hai, Lon. Forza, forza, avanti popolo, alla riscossa. Perfetto, magari reclutiamo qualche leonida di base della serie, meglio che nulla. Oh, oh, le loro forze stanno aumentando considerevolmente, ma anche noi non scherziamo. Allora, passiamo nel frattempo all'attacco, che è cosa buona e tanto giusta. Teniamo casomai qualche arciere e altra gente nelle retrovie. Attacca, fuggono, i bastardi fuggono. In realtà non è un buon segno, perché se poi ci arrivano con i rinforzi, ci faranno il chiurlo a strisce. Ok, intanto bullizziamo la statua. Ti prego, gioco, dimmi che ho fatto la cosa giusta. Ok, tutti indietro, tutti indietro. Almeno non arrivano quei giganti. Oh, marone, ok, non avranno i giganti. Ma hanno un bel po' di gente arrabbiata con la vita. E basta spararmi le truppe. Arcieri, arcieri. E il signore ha detto, magari è meglio se torni indietro. Offrite fuoco di copertura ai nostri ragazzuoli. Ok, rallentateli, rallentateli, perfetto. E ora all'attacco! Trituratelli male la vita. Oh, hanno anche loro gli arcieri, mi ero completamente dimenticato. Anzi, ricordiamoci che ritorneranno in vita molto presto. Oh no, è vero che tornano come zombie. Aia, ah, ci stanno facendo male. Dimmi che stiamo avendo la meglio. Per fortuna che abbiamo chiesto i rinforzi, gente, altrimenti non ce l'avremmo mai e poi mai fatta. Ok, procede bene. Siamo stati lievemente feriti, facciamo finta di nulla. Gente, ci sono mille mille arcieri, appena volete andare ad affrontarli, non mi offendo. Io sto continuando ad evocare tendenzialmente Swordraft. Perfetto, così possono tranquillamente far fuori la maggior parte delle truppe nemiche. Ok, ottimo. Punto sempre sulla superiorità numerica, che di solito non ci tradisce mai. Perfetto. Ok, arcieri, avanzate anche voi. Fuoco di copertura e praticamente fatta, gente. Ok, sì, ma non state a far fuori tutti che poi ritornano in vita. Marone, che craniata che gli ha tirato sto tizio. Ok, ora facciamo fuori i minecraftiani che ovviamente torneranno in vita. Continuate ad evocare gente. Ok, abbiamo un sacco di arcieri nelle retrovie. Nella peggiore delle ipotesi possono tranquillamente abbattere la statua. Signori, sono 3 minuti che abbiamo iniziato l'assalto. Grazie, bastava bullizzare la statua e l'avremmo vinta. Easy easy, lemon squeezy. No, devono attaccare gli altri loro. Distruggete la statua, pafi. Alleluia, ma l'avete fatta sudare per niente, avanti. Ok, 4 minuti e 17 secondi. Yay, abbiamo ottenuto qualche altra gemmina. Oh mio Dio, chi sta arrivando? No, i testimoni di Lon sono alle porte, presto. Vogliono portare il telonismo in Italia, fermateli. Perfetto, a posto. Risolta pacificamente. Questa è abbastanza strana, è una gold rush. Tuttavia, non potremo utilizzare gli arcieri. Ok, è abbastanza strano. Partiamo con un singolo arciere, ma nulla di più. Ok, quindi non ha senso potenziarli praticamente. A sto punto dovremmo fare tendenzialmente affidamento sugli Swordraft e anche sugli Spearton. Ecco qua, dagli anche magari un paio di potenziate. E chi si è visto si è visto, se non fosse che i Leonida mi costano uno sproposito. Aspetta che c'hanno ancora la skin tribale. Vediamo di rimettergli, e poi mi dimenticherò di cambiarla. La skin lavica, che è cosa buona e tanto giusta, e partiamo all'avventura. Allora, abbiamo i nostri minecraftiani, evochiamo un po' di gente normale. Oh, c'è un barirozzo al centro. Ok, gli stanno già sparando. Arciere, ma ti vuoi fare i cocchi tuoi? Dai, gli sta anche facendo abbastanza danni. Ok, minecraftiani, veloci, vedete di darvi da fare. Magari vediamo di velocizzare i ragazzuoli o tra un decennio siamo ancora qui. Ciccio, fatti i cocchi tuoi, perché pure il nostro arciere sta sparando alla roccina. Mo' c'hanno pure i leoni da pronti all'uso loro, ma non vale. Guarda che roba, tutti portano 200. Abbiamo uno sproposito di risorse. Allora, evochiamo direttamente 3 Leonida e un altro Swordraft, che è cosa buona e tanto giusta. Oh, anche loro stanno puntando su una discreta superiorità numerica. Dai, quanto ci vuole con quei Leonida? Veloce, santo cielo. Il problema è che non appena loro faranno breccia, cominceranno a trucidare tutti i nostri minecraftiani. Quindi dobbiamo dire alle truppe quanto prima di attaccare il nemico. Ok, così dovremmo riuscire a difendere i nostri poveri minecraftiani. Perfetto, siamo più o meno alla pari, credo. Veloci, triturate male i bastardi. Oh, hanno qualche altro Leonida in avvicinamento rapido. Perfetto, sembra che abbiamo avuto la meglio. Bene,
Molto ma molto bene, sperando che loro non abbiano i giganti. O la nostra partita durerà veramente molto poco. Perfetto, eccoci arrivati alla loro statua. Nel frattempo non ho capito perché abbiano battuto in ritirata con tutti quei leoni da... Wow wow wow, oh, hanno i rinforzi. Oh maronne, hanno tanti rinforzi. Hanno uno sproposito di rinforzi. Oh, vabbè ma non vale. Vabbè ma non vale. Ok, cerchiamo di farli fuori. Gente, cercate di resistere il più lungo possibile. Vediamo un po' se può dare un po' di poteri ai nostri ragazzuoli. Che cosa buona e tanto giusta. Abbiamo una marea di Swordraff. Oh, perfetto, così dovrebbero fare uno sproposito di danni. Mille tonnellate di danni. Ok, ce l'hanno fatta. Incredibile, ma vero, ce l'hanno fatta. Resta un Archidon qua che sta per passare un brutto quarto d'ora. Probabilmente la magia non era neanche necessaria, ma ogni tanto ci sta, perfetto. E signor Leonida, lei mi è arrivato giusto un attimino in ritardo, non per criticare, ma papparapapapapà. E non dico altro. Sì, 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 tutto bello, tutto bello. Andiamo avanti. Oh, questa sembra molto difficile. Sopravvivi fino al tramonto. A quanto pare hanno fatto un'imboscata al re di Inamorta. Dovremmo affrontare i Soul Stealer vampirici di livello 4. Partiamo con 2000 di oro e potremmo comandare gli Elite d'oro più il medico. Ah, si può fare, abbiamo la tecnologia. Tendenzialmente potremmo puntare sugli Swordraff. Vediamo un po' se ce la facciamo una volta tanto. E casomai anche sugli arcieri. Ma sì, dai, ma sì, dai, dai. Voglio avere fiducia nelle mie grandi abilità di stratega quando mai nella vita. Allora, cominciamo ad evocare quanti più Swordraff possibili. Oila! Signor Re, stia indietro cortesemente. Sì, ma abbiamo solo un paio di Spartani d'oro, un paio di Leonida, così buttati like se vito se visto. Mi serviranno anche due Minecraftiani, ma per il resto... Superiorità numerica is the way, assolutamente. Porco cane, ci stanno già attaccando. Oh, aio! E 5 secondi di pace. Però signora, lei mi curi tutte le truppe, mi raccomando. Ok, però stia indietro. Brava, se ci schiatta il re siamo praticamente belli che morti. Ok, presumo che loro continueranno ad attaccarci e arriveranno ondate sempre più numerose. Però ci stiamo mettendo una vita a reclutare le truppe. Ok, per fortuna che c'è lei che cura, quindi dopo ogni scontro tutte le nostre truppe avranno il massimo di vita. Oh, peggiore dell'ipotesi. Ci abbiamo le magie quelle serie, gente, non mi fate triggerare male. Oh, oh, stanno arrivando anche gli arcieri, quindi dobbiamo cercare di avanzare. Altrimenti ci attaccheranno in continuazione con le frecce. Veloci, veloci, ok, li abbiamo triturati male. Che bastardi! Gli arcieri vampirici praticamente si curano a distanza. Ok, triturato male e ripiegate. Veloci, 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 perfetto. Finora tutto bene, cominciamo a reclutare anche noi qualche arciere standard. Signora, lei deve stare indietro. Signora, lei deve stare tanto indietro. No, la signora, mi triturano male la mano. Resta lì e fatti triturare, porcheri quelli per porca. Ok, reclutatemi qualche arciere. Non mi aspettavo che arrivassero subito i leoni da vampirici. Ok, il sole sta tramontando nel frattempo. Signora, deve sta... Porca di quella su... Non riesco a toccare la signora. Signora, è lei? Oh, stia indietro, le devo fare un disegnino? Maronneo. Ok, ecco che arrivano un altro po' di Robin Hood. Reclutami anche qualche altro Swordraff. E porca di quelli per porca, ci stanno già attaccando pesantemente. Ok, vediamo di attaccarli anche noi. Vai così, per fortuna ci abbiamo un po' di cose vampiriche. Gente, gente molto male, gente tanto male. Aia, ci fanno giusto un ciccinino di dolore. Ah, la colonna vertebrale serve, a proposito, non me lo ricordo. Ok, gigante abbattuto alla grande. Perfetto. Ah, abbiamo vinto, ok, ok, ok. È stata più semplice del previsto. Due minuti. Cosa vuoi che sia? Oh, sì, ma signor re, la prossima volta cortesemente non si mette in pericolo? Cos'è sta roba? Ma cos'è sta specie di Ada Wong dei poveri? Ma dai! Eh sì, vabbè, i vampiri che scalano le pareti. Ma lasciamo stare che è meglio, eh. I vampiri Spider-Man! Che poi, ora che ci penso bene, non avevamo la campagna da finire noi altri. Credo che manchi solamente... Già, la missione finale potrebbe essere un leggerissimo problemino. Tuttavia ci dovrebbero dare una lauta ricompensa. Allora, per una questione di principio, devo riaffrontare i maghi ribelli che lo scorso episodio ci hanno fatto uno sproposito di male, soprattutto all'orgoglio del DeLong Gamer. Allora, abbiamo un paio di minatori, ma ce ne serviranno decisamente molti di più. Per adesso arrivava la signorina maga, che io l'ho sottovalutata e invece ci ha fatto il culo a strisce, porco cane. Forza gente, riportatemi a casa un po' di oro. Quest'oggi punterò su una netta superiorità dei nostri Robin Hood. E per essere tattico, casomai, richiediamo i rinforzi, così la vinciamo instant. E chi si è visto, si è visto, sperando che non ci attacchino. Ecco che è arrivato un altro mago, direttamente fin dall'inizio, altrimenti sarebbe un giganterrimo problemone. Ok, velocizziamo i nostri Minecraftiani, continuiamo a richiedere arcieri. Forza, quanto ci vuole a picconare un po' di oro? Ma che cocchio, ve lo detraggo dallo stipendio la prossima volta. Ok, per adesso tutto tranquillo. Mi sa che finché non attacchiamo noi, forse, non attaccheranno neanche loro. Stanno cercando di accumulare quante più risorse possibili, bastardi.
Oh no, sta arrivando il primo nonno. Aio, il nonno. Oh porco cane, il nonno si è portato dietro gli amici. Richiedi subito le truppe di supporto. Che cosa buona e tanto giusta. Tanto quelle magie vanno utilizzate. Forza, 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 avanzare gente. Abbiamo qualche altro arciere, ottimo. E prepariamoci direttamente al peggio. Ah, credevo ci stessero attaccando. Per un secondo mi stavo già cagando. Ok, secondo me dovremmo avere una forza di tutto rispetto. Quindi possiamo passare all'attacco. Nel frattempo sto reclutando qualche altro Robin Hood. Ok, siamo pronti a tutto. Sperando che i nostri ragazzuoli non si avvicinino troppo o verranno triturati male. Veloci. Oh, battono in ritirata i bastardi. Battono in ritirata. Ok, sta cosa mi piace proprio una cifra. Veloci, bullizzateli male la statua. Il problema è che i loro rinforzi potrebbero effettivamente cambiare l'esito dello scontro. Ok, altri Archidon. Eccoli. Oh, porco cane. Fuggite, fuggite. Ah, bastardi. I raggi laser dagli occhi. No, e dai. Ci hanno fatto malissimo. Maronne, sti poveri ragazzuoli. A saperlo mandavo un po' di Swordraff. Chi si è visto, si è visto. Ok, abbiamo talmente tanti arcieri che non dovrebbero avere problemi. Reclutiamo comunque qualche Swordraff in caso di necessità. Perfetto. Ok, abbiamo eliminato quasi tutti i nemici. Perfetto, vai così, vai così, vai così, vai così. Ottimo. Dove sono i nonni? Ayo, dov'è il nonno? Quante unità stanno evocando? Ok, abbiamo un bel problemone. Vediamo di mandare anche qualche freccia. Abbiamo un bel po' di quelle magie, quindi tanto vale utilizzarle. Perfetto, perfetto, maronne. Più frecce? Abbiamo fatto un cocchio di danni con le frecce. Ok, per adesso i nostri Swordraff stanno tenendo a bada le truppe nemiche. Che cosa buona, intanto giusta. E intanto i nostri arcieri dovrebbero, spero, riuscire a colpire i nonni quanto prima. Mi colpite i nonni? Dai, gente, avanti. Oh, non riusciamo a far breccia, è qualcosa di incredibile. Veloci, ok, abbiamo eliminato un nonno. Abbiamo eliminato anche l'altro nonno, perfetto. Fatemi fuori le maledette, fatemi fuori le maledette. Perfetto, ora possiamo attaccarle senza un minimo di rispetto, sperando che non abbiano troppo oro da riuscire a evocare qualche altro soldato, perfetto. Vai così, ora bullizzatemi quella statua. Spero che non ci attacchino con i raggi laser de novo. Peggiore delle ipotesi, reclutiamo uno sproposito di spadaccini di Swordraff. Che cosa buona e tanto giusta. Attaccatemi anche il Minecraftiano, bravi ragazzi. In teoria quelli erano i rinforzi, perciò non è che stanno per arrivare altri rinforzi. È arrivato un nonno, aio! Fate fuori il nonno, presto ragazzi. C'è il nonno, bravo, perfetto. Regala un po' di pensione sulle gengive al nonno. Ma ci siamo aggiudicati lo scontro. Ed in teoria dovrebbero darci una Merrick, spero. Me lo auguro. E un po' di gemmine, che cosa buona e tanto giusta. Oh, questa volta grazie al potere dei trucchi, vabbè, c'erano le magie, siamo riusciti a trionfare senza nessun problema. Sì, 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 bravo, tutte bellissime pubblicità. Saluti a casa. Ah, purtroppo non ci davano i potenziamenti, bastardi. Oh, senti, a sto punto massimizziamo l'elmo dei nostri Swordraff, così avranno una difesa di tutto rispetto e saranno anche più veloci a piedi. Ok, appena possibile, gli Archidon del castello, che lo scorso episodio mi hanno salvato il chiurlo. Chi c'era alla seconda missione? Non mi ricordo. Ah, le tribù selvagge unite. Sì, quindi abbiamo i selvaggi. Potrebbe essere complicato e problematico. Allora, vediamo un po' se riusciamo a farla senza usare troppe magie. Punterei tutto, come al solito, sulla superiorità numerica. E chi si è visto, si è visto. Va che bastardi che ci stanno già attaccando. Ma mi prendi in giro. Signore, vado avanti lei nel frattempo e difenda i suoi colleghi. Ma dimmi te, 5 secondi di pace nella mia vita. Ok, sembra che gli facciamo decisamente molti più danni noi. Ecco qua. Ma quella Merrick me l'hanno data poi. Anghingo. Credo di sì, mi pare che fosse a 2 prima. Ok, ci stanno già attaccando pesantemente. Gioco, per favore, non farmi utilizzare le magie fin dal primo momento. Però, magari una potenziata ai Minecraftiani, che non guasta mai. Un paio di arcieri, un altro Swordraff. E loro hanno i leoni da bastardi. Aia, stanno formando un esercito bello, potente e numeroso. Ma anche noi non scherziamo. Sto puntando forse troppo sugli Swordraff, ma sono potenziati al massimo. Dovrebbero riuscire a tenere testa alle truppe nemiche. Anzi, potremmo forse passare all'attacco. Nel frattempo i nostri Minecraftiani dovrebbero accumulare un altro po' di oro. Perfetto, vai così. Aia, le loro frecce ci fanno malissimo purtroppo. Vai, perfetto, trituratele male. Uila, li abbiamo squartati come non ci fossero domani. Ok, richiedetemi qualche altro arciere e un altro Swordraff. Ragazzi, bullizzate male le statue nemiche. Appena avete un secondo. Aia, i loro arcieri ci stanno facendo male. Ok, hanno già chiamato i rinforzi, tutti indietro. E maronne, con quanti rinforzi non me lo dici? Oh, 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 un attimo, e basta tirare le frecce. Oh, bastardi, avete rotto i maroni. Sto tizio praticamente in fin di vita. Ci morirà fra atroci sofferenze nel giro di pochi secondi. Ok, vediamo di... Che faccio? Andiamo a contrattacco perché anche loro c'hanno gli arcieri. Porco cane, però abbiamo una netta superiorità numerica per adesso. Per fortuna che abbiamo le skin vampiriche e quindi riusciamo a curarci un attimino.
Olè, tritali male, trita male quei Robin Hood bastardi. Perfetto, ok, l'abbiamo praticamente vinta. Continua a mandare delle truppe di supporto. Guarda quanti minecraftiani, è certo, speravi tu di vincerla. Oh, oh, nel frattempo è arrivato un leoni da tribale. Dovremmo riuscire ad affrontarlo senza troppi problemi. Oh, mandano truppe in continuazione. Arcieri, ho capito che lo siete in molti, ma datevi da fare, che cocchio. Ok, questione di pochi secondi e ci siamo aggiudicati lo scontro. Domanda da un milione di dollari, mi dai una skin nuova? Perché questa era la skin che avevamo già. Io non mi voglio arrabbiare, ma sono un pochettino alterato il gioco. E basta con sta pubblicità. Facciamo finta di nulla, che è meglio, e andiamo dritti dritti alla battaglia finale, che sarà molto difficile, perché sapete molto bene che a un certo punto arriveranno delle truppe potentissime. Come al solito partiamo solo con due minecraftiani, quindi ci servono decisamente molti più minatori. Oh maronne, questa è la mappa in cui io praticamente non li vedo perché sono mezzo daltonico. No, sono tutto daltonico, ma vabbè, dettagli. Ok, mettiamo un paio di spadaccini in prima linea. No signore, non ci attacchi fin dall'inizio. Sia magnanimo, metta giù il tride. Ma sei un pezzo di erba. Ma sei un pezzo di erba di proporzioni bibliche. Ragazzi, datevi da fare. Abbiamo finito le magie. Ovviamente abbiamo finito le magie. Aspetta che per fortuna che abbiamo qualche altra gemmina extra. Che cosa buona e tanto giusta. Sai che ti dico? Chiama subito i rinforzi. Chiama subito i rinforzi. Vedi come è fuggito. Vedi come è fuggito il codardone. E certo, e certo. Oh, bravi ragazzoli, rimanete lì in prima linea a difendere i nostri minecraftiani. Per il resto sappiamo che arriveranno con i giganti e pertanto ci serviranno un bel po' di arcieri per attaccarli dalla distanza di sicurezza. E per il resto un sacco di unità per cercare di fermarli prima che riescano ad avanzare troppo. Oh, appena possibile dobbiamo potenziare l'inventario dei nostri minecraftiani per portarlo almeno a 160. Altrimenti non riusciremo ad accumulare abbastanza risorse. Nel frattempo ho chiamato un Leonida. Puntiamo magari anche su qualche Archidon, che cosa buona e tanto giusta. Oh mio Dio, se non fosse per le armi, vi giuro, io non riuscirei a capire chi abbiamo davanti. Allora, proverei ad attaccarli, anche se non è la migliore delle mie idee. Incrociamo le dita, intanto continuiamo a reclutare truppe. Battono già in ritirata? Speriamo sia una cosa buona. Ok, proviamo ad attaccarli, peggiore delle ipotesi. Ricomincio lo scontro. Forse non è stata una buona idea essere così precipitoso. Ok, pronti a battere in ritirata subito adesso now? Ed eccoli che arrivano con i giganti bastardi. Sì, ma non vale, c'hanno anche una miriade di minecraftiani. Ah, queste intelligenze artificiali cittose. Ok, nel frattempo i nostri arcieri dovrebbero fornire fuoco di copertura. Perfetto, pronti ad attaccare. Avanzate prima che arrivi il gigante. Maronello, a malapena lo intravedo, che cocchio. Più Archidon, decisamente molti più Archidon. Perfetto, trituratemi male. Oh maronne, è arrivato il gigante, cioè vedo solo la mazza e mi basta. Aia, ci hanno fatto giusto un attimino male. Ragazzi, ragazzi, continuate a tenere a bada il gigante. Gente, ce la facciamo? Abbiamo qualche magia da utilizzare, perché qua la vedo molto dura, gente. Se il gigante avanza ancora, ci fanno il culo a strisce. Perfetto. Si sta avvicinando troppo ai nostri arcieri, decisamente. Oh, mi sa che qua ci vuole battere in ritirata. Ok, in ritirata, in ritirata. Cerchiamo di curarci. Grazie di averci dato una piccola leggera spintarella. Non ho potenziato gli Archidon del castello, tuttavia. Nel frattempo vediamo di reclutare altre truppe, perché ne abbiamo veramente poco tanto bisogno. Ok, il gigante ci dovrebbe morire subito adesso now. Tornatela fuori, tornatela fuori, tornatela fuori all'attacco molto rapidamente. Sono arrivati anche i rinforzi. Per fortuna, oh, peggiore dell'ipotesi, c'ho la coroncina, che servito si è visto. Ok, ma andiamo contro anche qualche zombie. Vi ricordo che abbiamo anche gli zombie, che sono praticamente gratis. Tanto vale sfruttarli. No, che ci attaccano i minecraftiani così, razza di idioti. Truppe, se avanzate, così non ci facciamo... Anche loro minecraftiani sono arrivati. Ha mandato chiunque? Oh, quanti minecraftiani hanno? Ne hanno reclutati troppi e sono venuti a rubarci loro. Ma che bastardi, ma che fetenti. Signori, dobbiamo far fuori anche quelli, se possibile. Mandateli qualche altro zombo nel frattempo. Ok, non riesco neanche a vedere gli zombie, è vero, perché ho problemi anche col verde. Se lo sfondo è tipo sotto grigio, credo sia grigio. Dai, è un altro gigante. Non ce la passiamo decisamente bene, ma stanno andando subito all'attacco. Temo di sì, assolutamente, tanto popo una cifra, sì. Ok, cerchiamo di essere tattici, visto che lo scontro finale. Evochiamo un medico, anzi un mago guaritore, che ci dia una mano e che riempia le barrette delle nostre truppe. Che cosa buona e tanto giusta. Curate tutti, mi raccomando. Nel frattempo ho reclutato altri minecraftiani, perché ce li avevano praticamente squartati tutti quei poveri ragazzi. Brava signora, le continui a curare le truppe. Per adesso non ci attaccano, ma stanno formando un esercito anche troppo grande per quel che mi riguarda. Ok, continuiamo a puntare sugli arcieri, assolutamente. Ne abbiamo già un esiguo gruppetto, non mi lamento. Oh no, stanno chiamando i nonni. Col cocchio, passate l'attacco.
Passate l'attacco e chi si è visto si è visto. Non mi frega se qualcuno è rimasto ferito. Fa parte della vita. Ok, qualche altro sword per tenere a bada eventuali giganti nemici. Perfetto. Ah, porco cane, la smetta di picchiarci. Signora, non avanzi troppo, mi raccomando. Ne abbiamo già parlato in passato, santo cielo. Ci stanno facendo malissimo questi nuovi giganti. Non oso immaginare quando arriverà il... Chi era? Il Kai Rider che arriva dopo? Non me lo ricordo. Di certo me lo ricorderò fra poco. Perfetto, perfetto. Ok, veloci. Contrattaccate le sue truppe. Ce la facciamo, gente? Quando avete un secondo, fatemi fuori il nonno. E dai, c'è un altro gigante. Mi servono molte più truppe. Porca di quelli per porca. Fate fuori quel maledetto gigante. Presto, presto. Ok, abbattuto, ottimo. Questi sono gli ultimi. Oh mio Dio. Ok, perfetto. Ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo. Non è un grande problema. Nel frattempo, qualche altro arciere, che cosa buona e tanto giusta. Perché molto presto il bastardone uscirà dalla statua nemica. È questione di pochi secondi. Però sì, dai, abbiamo un altro poito di arcieri. Ok, siamo quasi pronti a battere in ritirata. Un altro leonida per tenere a bada l'eventuale ciccio che vive qua dentro. Ok, tutti indietro. Tutti indietro, gente. Tutti indietro. Veloci. Correte. Fuggite, sciocchi. Ah no, non c'era Kai Rider adesso, arriva fra pochi secondi. Aia! Ma perché? Ma sto povero Cristo. Ragazzi, correte. Ragazzi, correte una volta finita l'animazione. Che macello. Via, via. Ok, oh, porco cane. Ah no, non era il Kai Rider, era un tizio normale. Come siamo messi, gente? Cerchiamo di fermarlo prima che diventi una minaccia troppo potente da affrontare. Ah, e vabbè. Ma allora dillo che sei fetente. Ok, ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo alla grande. Nel frattempo manda avanti un altro po' di truppe. Signora, stia lontano dalla mazza del tizio. Non è un modo di dire, santo cielo. Ok, gli abbiamo quasi tolto metà della vita. Il problema è che ci ha fatto fuori praticamente tutte le truppe. Aia, aia, aia. Mandate molte più truppe. Mandate uno sproposito di truppe. Per secondo, tizio, aia. Dovevi andarmi dall'altra parte. Come siamo messi? Ok, gli manca pochissimo. Cerchiamo di distrarlo. Ah, non riesco ad avanzare. Non riesco praticamente ad avanzare. Perché di quelli per porca vai. Ma allora dillo che sei fetente. Ok, è morto, è morto. Abbiamo vinta quindi? Abbiamo rivinta alla grande? Ah sì, arriva sempre il furbacchione dopo, è vero. E gli fai un disisparta sulle gengive. Vai. No. Olè, a posto. Oh, sì, ma non mi svenga addosso alle truppe cortesemente. Yay, l'abbiamo finita anche in modalità difficile. Non la farò mai in modalità incubo perché dovremmo usare praticamente tutte le magie disponibili. Ok, quante ge... Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando per davvero? Mi è andato tutto sto poppo di roba. Oh, questa è una cosa che gradisco molto. Ok, incredibile ma vero, ce l'abbiamo fatta per davvero. Appena possibile dobbiamo anche fare il resto delle missioncine extra. Anzi, aspetta un secondo che vedo intanto di potenziare al massimo i nostri Leonida. E per il resto... La borsa dei minatori, come promesso. Che sudata. Allora, prima che mi dimentico, visto che dobbiamo andare avanti con i non morti, mettimi la skin Savage. Ma c'è veramente gente che installa Facebook solo per i meravigliosi giochi presenti all'interno? Lasciamo stare che è meglio. Ok, mi serviva una cocchio di stelline. In modo tale da poter ottenere un'altra chest che assolutamente ci darà tutte le skin più potenti del gioco. Me l'ha detto mio cugino che lavora su Facebook. Vediamo un po'. No. Wow. Wow! Quella che avevo già, ma che gentile! E questa è praticamente inutile, credo, per i minatori. Però almeno abbiamo una skin nuova. Incredibile, ma vero? Almeno questa ce la pagano bene in termini di gemmine. Ah, mi prude la panza nella vita vera. Allora, c'è finta di nulla che è meglio. Ci aspettano i non morti. Eravamo arrivati alla 29esima nottata e stavamo andando avanti senza troppi problemi. Allora, rimettiamo quella cocchio di barricata. Ti restano punti comando. E su cosa li spendo? Su tua nonna. Perché la cocchio di risata nelle orecchie. Guardali, guardali. Cioè, sarei tentato di evocare il grifone magno lì, come l'avete chiamato voi. Oh, che bello, sono già arrivati a farci visita. Ma che rompimaroni che siete. Ma levatevi, barboni, o porchi quelli per porca. Ok, nel frattempo i nostri Kai Rider stanno evocando altri non morti. Ma serve il grifone magno? Cioè, uno ne posso anche sprecare, non è un grande problema. Vediamo un po'. Oh, marone. Oh, marone. Questo è grande, grosso e potente e tanto arrabbiato con la vita. Cos'è sto ciccio? Porca boia. Gente, io la butto là. Credo che stia arrivando un bel po' di gente. Sì, sta arrivando veramente tanta gente arrabbiata con la vita. Maronne, guardali cocchiettissimi.
Vai, grifone! Si chiama veramente Grifone Magno. Perché si chiama Grifone, peraltro? Che è ingrifato? Non ci è dato sapere. Non voglio andare a sbirciare il suo stick là sotto, ma vabbè, dettagli. Ok, sembra che i nostri zombie stiano avendo la meglio, perché abbiamo l'ascella più fetecchia e putrescente. Altro che puzzolente, qui è proprio putrescente. Ok. Oh, vai, Grifone! Lì, anzi, l'ingrifone. Avanza senza un minimo di rispetto, lui. Sì, ma praticamente l'abbiamo vinta solo con queste truppe. No, signore, dove va? Devi attaccare da quella parte? Ah, ok, manda avanti i nostri ragazzuoli e lui se ne sbatte con la ciolla. Mi domando per quante notti puoi andare avanti con delle truppe del genere, che saranno probabilmente indispensabili. Quante abbiamo ancora? Dai, non è male. Dicevo, saranno probabilmente indispensabili per riuscire a vincere il gioco in modalità incubo. Cioè, parlo della trama principale e tutte cose. Beh, oggi se non fosse stato per i rinforzi non ce l'avrei probabilmente fatta in alcune battaglie. Oh, quanto ci vuole? Li abbiamo rispediti dall'altra parte della mappa? Oh, alleluia, alleluia, perfetto. E giù gemmine, anche se non è che ci servano a sto punto. Per fortuna che ce ne danno almeno 10. Cosa mi chiedi i potenziamenti? Adesso si accumulano pure. Ma ne posso spendere solo uno, avanti. Ma mi perculi. Siamo alla 30ª nottata. Ammetto di non aver più tenuto sotto controllo questa schermata, quindi effettivamente non so se qualcuno dei nostri ragazzuoli ci sta ancora schiattando. Presumo di sì. Non so più neanche quante maghe abbiamo. Ormai c'è talmente tanta gente lì in mezzo che è un casino di proporzioni bibliche. Partiamo direttamente con un limite di popolazione di oltre 80. Uilala, sta arrivando un sacco di gente tanto tanto incacchieta. Ok, cominciamo ad evocare gente che cosa buona e tanto giusta. Vabbè, ma questo mi sa che è un nemico. Sì, era un nemico. Cucati tutto il mio pino, tutto il mio arbor magic, che cocchio. Il problema è che ogni volta che i K-Rider evocano degli zombie, tutto il resto delle truppe deve indietreggiare. Di sto passo finisce la schermata. Senti, vediamo di avanzare anche noi. Oh, tra un decennio saremo ancora qua a fare le carezze alle rocce. Perfetto, vai così. Uila, uila. Sì, vabbè. Di sto passo mi crash l'emulatore. Maronne. Il grifone magno è una bestia assurda. Ma si chiama grifone. Devo andare a guardare, perché quando stai no, perché non clicco per errore. Quando stai sopra le magie, il gioco non ti ricorda che cocchio di magia sia. Io mi ricordo che all'inizio ogni tanto cliccavo a caso e poi ups, era l'abilità sbagliata, la magia sbagliata e via dicendo. Sapete di cosa avrebbe bisogno questo gioco? Di una barretta superiore, da un lato verde e dall'altra rossa, a indicare cumulativamente gli HP dei vari personaggi, in modo tale da farti capire quanto si è messo male eventualmente il tuo avversario, o quanto si è messo male tu rispetto al tuo avversario. Ai ai ai, qualcuno dei nostri è rimasto gravemente ferito. Oh, non mi dite che mi stanno per abbattere uno dei giganti. No, non ci credo mai nella vita. Ok, me lo stanno anche curando, ma è rimasto pesantemente avvelenato. Signore, signore, per favore non ci schiatti. E c'è schiattato. E c'è schiattato. No, ma come? Ma guardalo lì che è morto male male. Ok, stanno cominciando ad avere la meglio. Dai, doveva resistere altri 10 secondi. Ma sei un pezzo di erba. Posso anche vedere la fotina del tizio che è morto proprio un secondo prima. Ma porco cane, avanti. Ma sei una disgrazia, sei il disonore. Ammetto, è un peccato non poter comprare i forzieri con le nostre gemmine. Vabbè che poi sarebbe un loop in cui tu spendi gemmine per i forzieri e nei forzieri trovi gemmine. Quindi potresti effettivamente sfruttare questo metodo per farmare gemme all'infinito. E quindi vanificheresti lo scopo degli sviluppatori. Oh, è un attimo che arriviamo. Di ciularti quanto più denaro possibile per un gioco sviluppato in un minuto e mezzo. Ma vabbè, dettagli. Ok, per adesso stiamo riuscendo a fermare l'avanzata, anzi il risorgimento di tutti i codesti non morti. Ragazzi, non fatevi trucidare se possibile. Guaritrici, chi state curando? No, scusi, lei chi sta picchiando peraltro? Non capisco cosa cocchio stia accadendo. Nel frattempo tutto l'oro che abbiamo ottenuto negli ultimi 4 episodi è grazie alla statua. Altrimenti avremmo avuto un bel problemone. Mi sa che oggi non arriva nessuno. Praticamente stanno tutti arrivando da sottoterra. Che disastro, che macello. Ok, abbiamo vinto. Perché stiamo ancora evocando gente? Ah, perché stanno arrivando altri cretinotti qua da sottoterra. Signore, da dove è arrivato? Si era nascosto sotto la roccina lui, il furbacchione. Buongiorno signori, come va? Tutto bene? Sì, ma voi non fate danno normalmente, temo. Quindi se non butto giù io la roccina, diciamo che matematicamente l'ho vinta io. Ma sono una persona corretta e quindi ti faccio smangiucchiare le gengive. Maronne, smangiucchiare le gengive dei nostri zombie. Sì, ma non buttateli indietro. Avanti, un po' di rispetto, un po' di fair play. Signore, io tornerei indietro, abbastanza ovvio che ci sta per schiattare male male. Cosa evochi altri morti? Non ci sono abbastanza morti. E nel giro di pochi secondi ci siamo aggiudicati la vittoria. Vittoria? Bravi, perfetto, yay.
Ok, sono ritornato alla schermata principale solo per scoprire che abbiamo ucciso ben 1900 zombie. Porco cane, ci stiamo comportando bene. Qualcuno ha sopravvissuto 430 notti e finché esponi le unità faighe con le magie siano tutti bravi. Il DeLong Gamer non lo farebbe mai, ma proprio mai, non ci sono prove video. Sì, dai, volevo avanzare, ho sbagliato a clicchiare, avanti. Però un po' mi spiace per il gigante che c'è morto male prima. Dai, avanti con tutto quello che mi è costato. Ok, stanno arrivando con molta calma, senza fretta. Signore, lei è inutile che avanza per primo. Ne abbiamo già parlato, non può danneggiarmi le rocine. Bravi figlioli, evocate un po' di gente trucidata male. Oh, porco cane, hanno fatto breccia da sottoterra nel frattempo. Hai capito i bastardoni? Quanto ci metteranno? Direi che forse è meglio attaccare, perché questi qua che tirano gli schifi davvero fanno uno sproposito di danni. Avanzatemi, prodi, veloci. E sono proprio quelli che più delle volte mi danneggiano pesantemente i nostri zombie giganti. Ok, bravi, bravi ragazzuoli. Tanto non sappiamo chi siano i nostri, chi siano i loro. È un casino di proporzioni bibliche. Ok, perfetto. Cioè, dovrei riconoscerli tramite le barrette. Assolutamente sì, ma non mi pare il caso. Signore, lei la vedo molto arrabbiato, Ha detto, sono l'unità più potente, portatemi rispetto, che cocchio. Ok, per adesso... sì, ciao. Tra un decennio siamo ancora qui. Marone, il lagume over 9000 di sto cocchio di gioco. Aia, aia, cominciano a danneggiarci. No. Cerchiamo di non morirci per... No, dai, non dimmi che mi fanno fuori anche il numero 2. Ma mi prendi in giro. Pian pianino. Quanti ne abbiamo ancora, peraltro? E ne abbiamo solo 2. Io li volevo tenere per... Cioè, qualora volessi davvero affrontare la campagna principale del gioco... In modalità difficile, estremamente difficile, incubo lì come cocchio si chiama. Tanto lo sappiamo tutti come andrà a finire. Il tizio ci schiatta 1,8 secondi. No, ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Per un secondo credevo di essermela guffata da solo. E voilà. Guarda gemmine. Ma quante gemmine non abbiamo? Oddio, pure signore degli anelli. Maronne. Questo fa cacca talmente tanto che lo chiamerei il signore dei tarzanelli. Non andate a cercare cosa sono i tarzanelli, gente. Non fatelo. Vi ho già avvertito in passato di non fare certe cose. Ok, facciamo giusto velocemente un'ultima partita. Ma mi ritengo molto soddisfatto dei nostri ragazzuoli. Non so se mandare qualcun altro nel frattempo. È un attimo che arriviamo. Ti potrei evocare che tutte queste truppe sono utili nella modalità principale del gioco. O addirittura nelle sfide settimanali. Marone, quante frecce gli avete tirato a sto povero ragazzo? Ok, stanno arrivando un po' di leoni da trucidati male, altro che 300. Dai, forza, evocate molti più non morti. Ok, molto meglio. Non riescono a far breccia più di tanto. Ahia, stanno arrivando quelli saltarellini. Guarda come sono contenti di essere morti. Ma vabbè, dettagli. Ok, avanziamo tempestivamente. Bravi, intanto voi evocate qualcun altro. E voilà, che hanno fatto breccia. Ma dai, abbracciatevi, voletevi bene sotto cielo. Qualcuno sta cercando di rapire una nostra unità. Eccolo lì. Ma smettetela di rapirmi gli arcieri, signore. Signore, torni indietro. Questo ci muore male, questo ve lo dico io. Ci schiatta fra l'altro, ci sofferenze. Signore, l'arciere non dovrebbe affrontare i nemici corpo a corpo? Ma non era l'arciere più furbo del nostro esercito? E qui ti batto la fiacca, guardali. Sta lì a guardare, ha detto, ma chi me lo fa fare? Sotto cielo che non mi pagano abbastanza. Chi è ancora vivo? Non troppo vivo? Nessuno, yay. Guarda, questi non morti erano ancora fermi lì nelle retrovie. A posto, mi ritengo soddisfatto. Come faccio ad andare indietro? No, 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 gioco. Devo andare indietro. Perfetto. Siamo arrivati a 2026 zombie. Numeri che fanno girare gli zebedei agli attori di The Walking Dead. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Vista l'immane quantità di gemmine che abbiamo ottenuto, nei prossimi episodi potrò tranquillamente affrontare altre missioncine settimanali senza tirare troppi porchi. Meno male. Veramente meno male. Nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi regalo le gemmine e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!